Collegati con lo stadio Giuseppe Meazza, primo tempo fra Inter e Sampdoria che è terminato sullo 0-0. 5 minuti con un pezzo di grande Inter con Giacinto Facchetti e Luigi Suarez e con il contributo di Nazareno Balani ci mostrerà fra qualche istante, direi, le opportunità migliori di questi primi 45 minuti. Giacinto Facchetti. Sì, le opportunità migliori che le ha avute soprattutto l'Inter, almeno in 4-5 occasioni ha avuto la possibilità di segnare. La Sampdoria ne ha avute due, conto una traversa con Serena e poi su calcio d'angolo Katanec ha sfiorato la palla e queste sono le due occasioni della Sampdoria. Comunque la partita è piacevole perché quando ci sono 6 o 7 occasioni di gol è sempre piacevole. Qualche personaggio in tribuna, stiamo osservando l'avvocato Prisco, mentre qua vediamo proprio l'occasione avuta. Ecco, questo è Katanec, la palla che termina a Serena, si coordina, Paganin scivola e traversa piena al 18° minuto. Luigi Suarez, avevi visto anche la partita dell'andata? Dell'andata, sì, è una Sampdoria completamente diversa, lì ha impostato la partita, ha giocato all'attacco, oggi invece sta sulle sue, sta aspettando l'Inter e tenta qualche sortita molto sporadica. Diciamo che l'unico uomo che è un po' in avanti è Gulli, ma è un po' troppo poco perché è poco assistito. Assiste al match anche Fabio Capello, abbiamo notato anche più in là, in tribuna d'onore, ma irraggiungibili, Mancini e Vialli. Questa Samp? Ma è chiaro che l'assenza di Mancini pesa per la Sampdoria in fase d'attacco, però credo che la Sampdoria si ritiri troppo a ridosso della sua area di rigore. Beh, fino adesso le è andata bene, Giacinto. Le è andata bene, hai detto giustamente le è andata bene perché l'Inter ha avuto diverse occasioni. Vediamo Jonk. Esatto, l'Inter ha i giocatori per tirare dal limite dell'area come questa situazione di gioco e se la Sampdoria si ritira vicino alla sua area può mettere in condizione l'Inter di sfruttare questi giocatori che hanno un calcio molto potente dal limite. Comunque oltre a questa poi ha avuto due palle gol anche Fontolan. Sì, una sul finire proprio di tempo, in recupero. Su una è stato bravo Pagliuca, la palla era un po' forse questa. Sì, stiamo rivelando il cross di Tramezzani, lo stacco contemporaneo di Rossi, vediamo Orlando e poi Fontolan che si coordina, bravissimo Pagliuca. Si è girato molto bene Fontolan, non è andata molto nell'angolo, però Pagliuca ha avuto i riflessi pronti e ha parato. Poi c'è un'altra occasione di Fontolan, ancora credo a metà del primo tempo, che non è riuscito a colpire la palla, ma era un'occasione abbastanza nitida questa. Ecco, Luigi Suarez, direi che l'ingresso di Jonk, il ritorno di Jonk in squadra, ha dato una fisionomia, quantomeno ha dato un gioco a questa formazione, sei d'accordo? È un giocatore lineare che ha una buona visione di gioco e poi in più si inserisce molto bene e tira bene da fuori, che nel calcio di oggi è importante, anche perché questo tipo di partita si vede spessissimo con l'altra squadra chiusa nella sua area. Penso che se il Doria continua così, io penso che prima o poi l'Inter le farà gol, anche perché quando interrompono l'azione sono molto lenti sia mentalmente che fisicamente a uscire, escono poco con la palla giocata, la buttano via e la riprende l'Inter, per cui non so, o cambia registro, se no penso che sarà dura e penso che l'Inter ce la può fare. Questo terreno è una disgrazia, Giacinto. Ma io ho visto che da due partite hanno almeno... Sì, è stato rizzollato per tre quarti. Nella fascia centrale, solo che quando le squadre si chiudono bisognerebbe giocare più sulla fascia laterale. Ho visto in un paio di occasioni Bergkamp e Zong e Jonk commettere errori incredibili, invece ciccare proprio la palla, credo, ecco, non so, perché è proprio nella parte che è stata rizzollata, non saprei se è dovuto al terreno, perché come dicevo prima dovrebbe essere la parte migliore quella, però un errore così clamoroso dovrebbe essere proprio il terreno. Anche se rizzollata si vede che non è tanto così. Infatti giocare in velocità e di prima si sono visti gli errori che non sono normali, per cui penso che sia molto la difficoltà del terreno di gioco. Io ringrazio Giacinto Facchetti e Luis Suarez, linea alla regia e poi nuovamente qui con la voce di Bruno Pizzolo.